Un opuscolo che permetta già attraverso la sua diffusione nei principali eventi in zona e presso le strutture ricettive di accoglienza del territorio di fornire un'indicazione delle più importanti manifestazioni della città di Fano con date certe e punti di forza degli stessi eventi. Un pieghevole formato tascabile che permette ai visitatori e turisti in transito in questo periodo di poter individuare le attrattive di maggiore interesse per il 2020 della città e quindi programmare eventuali soggiorni. L'esperienza poi dello scorso anno in cui c'è stato nel periodo estivo in una concentrazione di eventi clou come Fano dei Cesari, Festival del Brodetto, Passaggi, tanto da far venire il fiatone lungo ad un maratoneta, quest'anno quindi la parola d'ordine è diventata destagionalizzare, spalmando in diversi periodi iniziative importanti per cui giro di valzer di date tra Brodetto, Fano dei Cesari, jazz e Passaggi. Quest'anno vogliamo portare turisti anche a maggio e quindi il Festival del Brodetto delle Zuppe di Pesce passa dal 30 aprile al 3 di maggio. Passaggi Festival si posiziona proprio sulla data dello scorso anno, che è 22-28 giugno, Fano dei Cesari 13-19 luglio, Fano Jazz by the Sea 22-31 luglio. Ovviamente partiamo con il Carnevale, che sarà 9-16-23 febbraio, ormai lo sappiamo. Quindi un obiettivo di inserire in modo più ordinato gli eventi di grande promozione all'interno dell'estate fanese e poi inserirci all'interno tutta una serie di eventi che guardano l'identità della nostra città, i tre cluster, quindi Fano Città di Vitruvio, Città dei Bambini e delle Bambine, Città del Carnevale, ma anche ai principali prodotti della nostra città, quindi l'enogastronomia, le bellezze turistiche, e quindi avere veramente una visione ampia a 360 gradi della nostra città. Oltre agli eventi con un alto tasso di ritorno turistico, anche quelli a sfondo culturale assumono un'importanza strategica nella promozione della città. Si parte già nell'inverno con le due opere liriche che si posizionano a gennaio a marzo, naturalmente febbraio, lo sapete tutti, è il mese del Carnevale, e poi si comincia con gli eventi estivi, i grandi eventi che si posizionano Passaggi a giugno, riconfermando le date, il jazz a luglio, e poi mi piace definire agosto come un mese di musica, la musica dei concerti d'organo, la musica dell'incontro polifonico, e fino a arrivare a ottobre, dove l'attività non si ferma mai, è molto vivace, si posiziona lì letteraria, l'evento con i giovani che è estremamente bello, culturale e fa leggere tanti libri, e il momento del Fano Film Festival. Veramente grandi eventi, un bel calendario, poi si uniranno tutti quegli eventi che tengono vivace l'estate, ma intanto abbiamo posizionato i pilastri del 2020.